Si è presentata così al pubblico lodigiano radunato in Piazza della Vittoria la Gerundia Jazz Orchestra diretta da Max Farina. Ormai noto anche all'estero, il gruppo orchestrale composto da 25 elementi ha fatto trascorrere una bella serata ai lodigiani, proponendo il meglio del suo repertorio della musica d'oltreoceano. Ad introdurre la serata è Ettore Cattani, presidente della Proloco Cittadina, organizzatrice della manifestazione. Parola poi a Pietro Farina, il presidente dell'Accademia di Musica e Danza Gerundia, con sede in via Besana. Spazio quindi alle note accompagnate dall'applauso dei numerosi presenti. Dopo questa serata all'insegna del jazz, la Proloco chiamerà ancora a raccolta i lodigiani sabato 2 luglio nel chiostro del vecchio ospedale. Andrà in scena infatti il secondo appuntamento della rassegna Vien Musica dal Chiostro, dedicata alla scrittrice lodigiana Ada Negri. Ada la Solitaria, il titolo di uno spettacolo tra poesie e musica, diretto da Piera Rossi.